Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennos, lo zio Mennos, che vi ricordo, come sempre, molti di voi mi chiedono così: iscrivetevi al canale se diciamo per supportare la famiglia dello zio Mennos, per far parte della mia famiglia, per essere i miei nipotini. Lasciate un like a questo video e poi lasciate un commento per chiedermi consigli, che come vedete io vi rispondo quasi sempre, tranne a quelli che diciamo quelli last minute. Mi auguro che il vostro fantacalcio stia andando molto molto meglio del mio, ma in questa settimana o comunque nelle prossime settimane dovrebbero ritornare sia Zapatone che Inglese, quindi potrebbe avere una svolta il mio fantacalcio nel girone di ritorno. Ma andiamo con la Serie A, che parte subito con un Cagliari Milan. C'ho sempre la mia cartellina dove ho fatto il mio studio. Beh, diciamo che potrebbe essere una partita equilibrata. Ibrahimovic ha dato nuova linfa al Milan. Schierabile Olsen, il Cagliari in casa fa sempre buone partite. Donnarumma così e così. Sconsiglio entrambe le difese. Poco consigliato i centrocampisti del Milan. Qualche centrocampista del Cagliari, tipo Nainggolan, si possono mettere. Per quanto riguarda gli attaccanti, Simeone è un po' così, così. Ragazzi, se avete giocato Pedro Simeone, gioca Pedro. Per quanto riguarda il Milan, ragazzi, Piontek ormai ha le polveri bagnate, potrebbe esserci l'esordio di Ibrahimovic, che però nessuno c'ha. Potrebbe cambiare modulo Pioli e annuncia un 4-3-1-2 con Çalhanoğlu e quartista, dove rende meglio. Lazio Napoli, su Napoli voglio una croce, ragazzi, se avete i giocatori del Napoli lo so. Lazio gioca in casa, sfida importante, Lazio lanciata per la Coppa Champions, favoritissima, si può mettere anche Stracoscia, anche se comunque con il Napoli, ragazzi, non si può mai sapere. Consigliabili tutti i giocatori della Lazio, soprattutto Immobile, che diciamo gioca contro la sua Napoli, ma secondo me ci farà vedere i sorci verdi. Inter Atalanta, altra sfida delicata. L'Atalanta sta facendo un ottimo campionato. Nell'Inter mancheranno Skriniar e Barella, però sta lottando per lo scudetto. Andanovic si mette sempre. Per quanto riguarda Gollini, non lo so, partita difficile. Se non avete alternative, comunque io non penso che l'Atalanta prenda l'imbarcata a San Siro. Sui difensori dell'Inter, ovviamente De Vrij è una garanzia, Godin non sta giocando tanto bene. I centrocampisti dell'Inter, quest'anno i centrocampisti dell'Inter fanno assist, non gioca Barella, potrebbe giocare Sensi, però come stanno segnando poco, a parte questi qua, ma segnano molto gli attaccanti, coppia d'attacco, dove ragazzi, non si mettono sempre nulla che ve lo ricordo. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, anche se la partita è difficile, sono comunque l'Atalanta è una squadra tosta, i giocatori dell'Atalanta secondo me si possono mettere tutti quanti dal centrocampo in su. Sui difensori facciamo attenzione. Udinese e Sassuolo, e il Sassuolo ha perso amaramente a Genoa, potrebbe avere l'occasione di rifarsi a Udine. Non prevedo una partita ricca di gol, quindi schierabili entrambi i portieri. Mancherà Berardi, speriamo che Ciccio avuto ritorni a gol, come speriamo anche Boga. Per quanto riguarda i difensori, dovrebbe giocare tra Ricche, e un centrocampista che ogni tanto la mette dentro. Per i difensori del Sassuolo, attaccanti dell'Udinese poca cosa, si potrebbero anche schierare. Per quanto riguarda invece l'Udinese, sugli attaccanti, attacco sterile, se ce l'avete, ragazzi, non lo so, comunque è una partita alla portata dell'Udinese. Per i centrocampisti tutti di contenimento, tranne De Paul, quindi è l'unico che si può mettere. Sui difensori sta facendo un campionato così e così l'Udinese. Fiorentina Spal, ragazzi, la Fiorentina ha cambiato allenatore, deve per forza vincere. Schierabile Dragoschi, attenzione al portiere della Spal, schierabile sia i difensori della Fiorentina, soprattutto i centrocampisti. Cogliachini, Benassi si sta guadagnando il posto, e Benassi è il classico centrocampista da fantacalcio. Speriamo che Chiesa abbia recuperato la forma. Per quanto riguarda la Spal,
a parte Petagna che è rigorista, per il resto stendiamo un velo pietoso. Sampdoria Brescia, anche qui partita equilibrata, partita sfida salvezza. Non prevedo partita ricca di gol, quindi schierabile sicuramente Audero e anche Joronen. Se non avete alternative valide, un pensierino io ce lo farei. Per quanto riguarda il Brescia, ci saranno tante assenze, sia a centrocampo che in difesa. Mancheranno i due pilastri, ovvero Tonali e Cistana. Quindi attenzione, gli unici giocatori su cui io punterei sono Romulo e Balotelli, perché è rigorista. Per quanto riguarda invece la Sampdoria, escludiamo i difensori, anche se è una partita così e così equilibrata la portata, Quagliarella speriamo che si sblocchi. Torino-Bologna è una partita che non riesco a leggere, ma perché sono due squadre molto altalenanti. Il Torino non vince in casa, poi ti va a vincere a Roma. Portiere Sirigu si mette perché gioca in casa, come il Torino ha una buona difesa, sembra essere tornata un'ottima difesa. Per quanto riguarda invece Skorupski, Torino-Bologna io vedo partita di gol. Attenzione ai difensori del Bologna, attenzione ai centrocampisti del Bologna. Per quanto riguarda invece Orsolini e Soriano, si schierano su Torino, centrocampisti quasi tutti, Condrissi, Baselli si è fatto male, potrebbe giocare bene Guerra sulla tre quarti, che è un giorno che ha messo. Verdi sta dando segnali positivi. Verona-Genoa, anche qui è una partita un po' così e così. Il Verona è una squadra che segna poco ma che subisce anche pochi gol, quindi secondo me è schierabile sia Silvestri che Perin, che sembrerebbe aver scalzato Radu. Per quanto riguarda il Verona, ovviamente è una squadra a sorpresa e rivelazione di questo campionato, gioca in casa, partita agevole, schierabile tutti, più o meno tutti i giocatori del Verona. Per quanto riguarda il Genoa, fate attenzione soltanto ai centrocampisti, perché sono tutti centrocampisti di contenimento, più malus che bonus, mo segnali centrocampista. Roma-Roma-Juve. La Juve non è la Juve dell'anno scorso, già ha perso a Roma con la Lazio, secondo me potrebbe far risultato. La Juve è in corsa per lo scudetto e sembrerebbe anche essere entrata un po' in forma, vedo strafavorita, cioè no, strafavorita, se la suderà la partita, però comunque la Juve, i giocatori vanno messi tutti, quelli della Juve, ovviamente anche Szczęsny. Paolo Lopez, la Roma sicuramente subirà, potrebbe subire il gol della Juve, con la Juve, ma 1-2 gol, dipende sempre dalle alternative che avete. Sui difensori della Juve, della Roma, secondo me qualcosa si può fare. Sui centrocampisti, a parte Veretout, che dovrebbe essere rigorista se non gioca Perotti, poi per il resto andiamo cauti, però dalla tre quarti in su di giocatori della Roma vanno messi tutti. Chiude questa giornata di fantacalcio il lunedì con Parma Lecce. Aspettiamoci un Lecce vittorioso a Parma, perché non riesce a vincere in casa, poi vince in trasferta. Schierabile Sepe, anche Gabriel, perché Parma non è una squadra che segna molto, ma mettere il portiere, aspettare il portiere di lunedì è una cosa che consiglio poco. Speriamo ritorni inglese. Prettamente diciamo del Parma si possono schierare un po' tutti i giocatori. Per quanto riguarda il Lecce, farei attenzione sui centrocampisti, perché anche qui centrocampisti di contenimento, più malus che bonus. Sui difensori Rossettini e Calderone si potrebbero mettere, in attacco solito dubbio, l'unica certezza è Mangosu, che è rigorista. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro in bocca al lupo per il vostro fantacalcio, sperando che almeno voi riusciate a vincere, ma che anche io ritorni alla vittoria.